Con il passare dei mesi ho visto crescere la consapevolezza della sua utilità e con essa attenzione e disponibilità, il che ha sicuramente agevolato il mio lavoro. L'esperienza fatta mi ha ancora più confermato nella convinzione e nel convincimento che la rappresentanza dello Stato in ambito provinciale attraverso il prefetto debba sempre essere finalizzata ad agevolare e mai a comprimere il ruolo primario delle componenti di base del sistema, che siete voi. Sì, abbiamo costruito in questo anno e mezzo un rapporto con i sindaci davvero unico, basato sulla collaborazione, sulla stima reciproca e sul rispetto istituzionale. È stato un rapporto che ci ha visti protagonisti entrambi a pari livello. Io non li ho mai lasciati soli, ma non mi hanno mai lasciato solo. E questa è la cosa più bella che porto con me. Certo, abbiamo trattato insieme tanti argomenti, da quello del tema grande della sicurezza intesa come safety, problemi ambientali, problemi legati al territorio, ma anche della security, con i tanti protocolli, sia in materia di videosorveglianza, ma anche di controllo di vicinato, portando sul territorio quindi una sicurezza maggiore, e questo grazie anche alla grande collaborazione che ho avuto dalle forze di polizia, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e polizie locali, che non si sono mai tirate indietro. Quindi non lo dico perché sono a conclusione e quindi bisogna sempre dire le cose belle, no, lo dico con estrema sincerità. È un'esperienza unica che porto con me. Non do niente per scontato in questo settore, perché a volte possono sorgere degli attriti, delle frizioni tra le diverse istituzioni, anche perché ognuno è portatore di un punto di vista ed è rispettabile per questo, però non sempre si riesce a trovare una via comune. Invece qui a Pavia l'abbiamo sempre trovata, nell'interesse dei cittadini, e credo che i cittadini poi alla fine abbiano apprezzato questa armonia istituzionale che si è creata. Quindi auguro a questa terra, auguro ai loro sindaci quanto di meglio ci possa essere. Sono amministratori che amministrano bene e hanno veramente a cuore l'interesse della crescita e dello sviluppo di questa collettività. Al di là delle istituzioni, il signor Attilio Visconti come lascia Pavia? Beh, Attilio Visconti la lascia con un duplice stato d'animo. Il primo stato d'animo è quello di un grande dispiacere, ovviamente, perché tutto quello che ho detto, ripeto, non è facile da ritrovare, e quindi è bello poter contare sulla stima, sulla considerazione, sull'affetto dei primi cittadini e in generale dei cittadini. Dall'altro, credo che insomma, andare a fare il prefetto nella seconda provincia della Lombardia mi riempie di orgoglio, e per me è un ritorno, e quindi da questo punto di vista sono veramente contento. È una progressione in carriera, e io che sono naturalmente un funzionario dello Stato che progredisce nella carriera, è un traguardo che ambivo e che ho raggiunto, e quindi sono molto soddisfatto.